Inarrestabile l'avanzata dei talebani in Afghanistan per arrivare da più direzioni alla capitale Kabul. È di questa mattina la notizia della conquista di Ghazni, 150 km a sud-ovest da Kabul. È il decimo capoluogo di provincia su 34 preso dai miliziani in una settimana. Ieri è stata conquistata anche Faizabad, mentre all'aeroporto di Kunduz centinaia di soldati, poliziotti e miliziani alleati si sono arresi ai talebani. Sempre ieri nei combattimenti a Kandahar sono state 47 le vittime tra morti e feriti. Secondo l'ONU, dall'inizio dell'anno in Afghanistan si contano 400.000 sfollati interni. Negli ultimi giorni molte famiglie scappate dalle zone di guerra hanno trovato riparo nella capitale Kabul, la quale, secondo alcuni funzionari americani, potrà capitolare tra 30 e 90 giorni. Nel frattempo la Casa Bianca ha nuovamente ribadito che andrà avanti con il ritiro delle proprie truppe, nonostante i talebani abbiano cominciato la conquista del paese proprio in concomitanza con l'inizio del disimpegno americano avviato a maggio. Washington ha poi ricordato che l'esercito afghano ha tutto quello che serve per rispondere all'offensiva dei talebani, ma sta anche valutando se ridimensionare o addirittura chiudere l'ambasciata statunitense in Afghanistan. Intanto a Doha, in Qatar, secondo giorno di negoziati, ai quali stanno partecipando delegati provenienti da Cina, Stati Uniti, Russia e Pakistan. Sono presenti anche rappresentanti del governo afghano e dei talebani, con i quali i delegati sperano di arrivare ad una soluzione pacifica entro domani, ultimo giorno di colloqui.